Davide Torchia, il Napoli-Juventus che ricordi con più facilmente qual è? Buongiorno intanto. Ma mi coglie un po' impreparato, ce ne sono stati molti. L'importante è che sia una partita giocata bene. Sono d'accordo con quello che stavate dicendo adesso in studio, che il Napoli è strutturato per fare la tipologia di gioco e non credo che si snaturerà per l'evidente differenza di classifica che porterebbe a pensare a tavolino, diciamo così, al bar, che un pareggio non sarebbe male, però il Napoli è strutturato per far quello e farà quello, ognuno con le proprie caratteristiche, ci mancherebbe altro. Io invece in questo caso ho qualche dubbio, perché penso, caspita, contro l'Inter il Napoli ha provato a fare il Napoli, non era in condizione di fare il Napoli e alla fine è stata l'Inter ad avere molte più chance per segnare. Non si impara nulla da sfide come queste? Sarebbe un delitto se Spalletti invece... Non sarebbe assolutamente un delitto, ci mancherebbe altro. Però ho imparato che le squadre... portate a giocare, no? Molto come fa il Napoli, è che quello che gli ha portato ad essere prima in classifica, e non dimentichiamo che sta lì perché sviluppa gioco, propone gioco, fa tanti gol e tutto quello che ne consegue. E starsi a snaturare dal primo minuto per cercare di vedere di parare la situazione, non lo so, poi alla fine può capitare un episodio negativo, perché sai, queste partite che saranno tatticamente difficilmente daranno grandissimi spazi, no? Cercheranno di pressare, di mettere in difficoltà l'avversario, però c'è sempre la giocata, ci sono tanti campioni in campo e sai, una giocata singola può anche determinare la partita al di là di giocarla bene e giocarla male, no? Vediamo, il calcio è bello anche per questo, perciò portarsi a quello io credo che non sarebbe un delitto, ma nel loro DNA è il fatto. Poi da lì a essere sconsiderati ce ne corre, no? Non credo che adesso il Napoli vada tutti in avanti dal primo minuto a lasciare dei spazi incredibili alla Juve, che è brava in queste cose qui, nel ripartire bene nello spazio. Non credo che andrà lì a prestare il fianco, però farà quello per cui sono stati allenati per fare. Davide, buonasera. Su Davide, fare una domanda su Davide, ha giocato bene Davide Rugagno, Daniele. Ho fatto una crasi. E l'ultima partita ha giocato, ho sempre notato che Allegri abbia veramente una particolare stima per Rugani. Ti aspetti di vederlo contro il Napoli oppure insomma anche a partita in corso, anche se la difesa, gli allenatori tendono a non toccarla parecchio durante la partita, come giudichi insomma anche la stagione di Daniele? Ma sai, la stagione di Daniele, il mister sa benissimo che quando ha bisogno può contare, si è visto la scorsa partita, che ha fatto molto bene, e tengo a precisare che voi sapete meglio di me, non è assolutamente facile stare per un periodo, entrare ed essere all'altezza di tutti gli altri e fare uno dei migliori. Non è assolutamente facile, ecco, questo tende a dire che ti devi allenare non solamente bene ma anche mentalmente, come se dovessi giocare tutte le partite, e ripeto, non è assolutamente facile. Detto questo, lo stimo perché proprio lui ha queste qualità, non è un giocatore che per recuperarlo lo devi far giocare 4 partite di seguito perché se no non rende, ed è logico che è un giocatore importante in questo momento, visto che tu sai, con le tante partite, gli infortuni che ci stanno, tutte le partite contano 3 punti, perciò devi mettere i migliori in campo che ci possono essere, e lui è, per quanto, e lui è pronto per questo, il mister lo sa benissimo. Per quanto riguarda la partita con il Napoli, credo che rientrerà Bremer, se rientra Bremer nel ruolo di centrale lì penso che giochi Bremer, poi a partita in corso, sperando insomma che non succede niente a nessuno, però tutto è lecito. Lui sa benissimo che tanto quando si gira lui è lì pronto in qualsiasi momento, e questa è la sua peculiarità. La sua peculiarità, e siamo d'accordo, ma comunque oggi fa parte di un sistema difensivo che è tra i migliori in questo momento in Italia. La mia domanda è, in base anche a quella che è la tua conoscenza, a cosa ti ha raccontato lo stesso Daniele, quanto è difficile il mestiere di difensore sotto la direzione di Max Allegri, oppure quanto è facile, poi potresti anche ribaltarmela.
scontato il fatto che non prendere gol è sempre difficile, okay, qualsiasi sia l'allenatore, è sempre difficile. E io quello che posso notare è che, cioè, più che altro hanno ritrovato una compattezza di squadra, perché i difensori da solo è come il portiere da solo, è il portiere più forte del mondo, ma se li fai arrivare a tirare a 5 metri può fare un miracolo, tuo, poi prende due gol invece che quattro, ma due li prende, perché logicamente è così il calcio, no? E perciò la grande attitudine agli esterni, ai centrocampisti, a rientrare, a fare una corsa in più, ti aiuta a non giocare troppo, come si dice in gergo, a campo scoperto, perché noi sappiamo che adesso ci sono giocatori abili in tutte le squadre, anche quelle di bassa classifica, che se hanno campo ti mettono in grande difficoltà, a tutti, da Sergio Ramos a venire giù, non è che gli altri, a tutti quanti. E questa è la situazione. E adesso, lavorando molto di squadra, hanno anche dei difensori molto attenti e si possono permettere di avere una difesa a tre un po' più atipica rispetto agli altri, diciamo un pochettino. Sì, ci sono due terzini, appunto. Cioè devi avere due, invece di fare impostare il centrale, portano sugli esterni questa tecnica, questa dinamicità, e poi dopo devono rientrare a fare i difensori puri. E l'equilibrio è proprio questo, cioè riuscire a sfruttare di più la parte tecnica dell'esterno e colmare l'eventuale meno attitudine a fare il difensore coriaceo da difensore puro. Ecco, questo è stato la bilancia come ha pesato in questo senso. Perciò in questo momento sono tutti ragazzi poi che danno grandissima disponibilità a tutti quanti, e allora si crea quella coesione che poi porta a subire pochi gol. E allora, Davide, visto quello che ci siamo detti, a gennaio non si muove, possiamo dirlo proprio al 100%. Sì, più, io se poi vedi, io ho molto rispetto e cosa per dare ognuno i propri ruoli. Il ruolo del club è quello fondamentalmente, perché io, anche se faccio l'agente, non mi piace, no? I giocatori che fanno tre partite bene lo vogliono andare via, poi ne fanno tre male e vogliono rimanere perché hanno il contratto. Oppure di vogliono andare via per altri motivi. Oppure quello che vuoi tu. Però, capito, bisogna vedere giustamente le volontà del club, perché siamo comunque, tutti sono agli ordini di un club. E okay, il club ha piacere a tenerlo, perché fondamentalmente ci sono state delle richieste anche ultimamente, però credono nel nostro ottimo rapporto che abbiamo e credono che possa far bene, ma non è una frase fatta, è la verità. Se no sarebbero andati avanti con le trattative, hanno fatto le loro valutazioni e pensano che avere uno certo, che sanno che cosa gli può dare, piuttosto che qualcun altro, perché tutti fanno facile a parlare, però per andare in certi club sappiamo benissimo che non è che non si trovano i giocatori, c'è la coda per andare. Se ci sta uno invece di un altro, pongo io una domanda, un motivo ci sarà. Per me più di uno. Secondo me Daniele è uno di quei difensori completi, che possono far tutto, che possono fare, ecco, appunto la difesa a 3, quella a 4, impostare, fare un certo tipo di difesa sulle marcature. Quindi onestamente, non perché sei qui, da tempi non sospetti, ecco, anche da, anzi all'epoca quando speravo che venisse al Napoli dopo Empoli, ce lo dicevamo già all'epoca. Quanto tempo è passato? 10 anni? Sono passati un po' di anni. Negli anni c'è stato, saranno passati 10 anni? No, forse di meno. Forse meno. Anni. No, di meno, però per qualche tempo stato anche un leggero sfioramento, diciamo. Sì, ma se dovessi, ecco, adesso è un gioco, no? Sono passati 6-7 anni, quindi è quasi un'altra società, altre persone. Cioè, da 1 a 10, quanto era interessato il Napoli? Anzi, facciamo così, quanto è stato vicino al Napoli, da 1 a 10? Oddio, dare un numero mi sembra quantomeno, diciamo che, 5, che un interesse c'era, dai, diciamo la verità, un interesse c'era, però non voglio parlare delle cose che poi sicuramente i siti riporteranno solamente questo, già lo so, glielo dico anticipatamente, siccome sono abituato prevenire. Al di là di quello che concerne il mio lavoro e tanti miei colleghi, chiaro, a dire la verità, sì, l'interessamento c'è stato, però sono passati tanto tempo, tante dinamiche
nessuno dei due per me poi andando avanti così ha fatto una scelta sbagliata, perché il Napoli sono stati molto bravi a prendere della gente che vediamo ora, hanno creduto in delle persone che si sono sviluppati di grande livello e abbiamo continuato a fare la nostra carriera, però quel periodo lì ha fatto piacere, non è stata mai una... Però chi lo sa, cioè fosse dopo Empoli, se avesse seguito Sarri a Napoli, che comunque secondo me bene poteva... Ma il fatto che quando Sarri è andato al Napoli, perché Sarri arrivò, quando lui è andato via era già la Juve, capito? Non è che è stato Sarri è andato al Napoli, lui dall'Empoli, lui era già della Juve ed è tornato alla Juve. Poi Sarri ha fatto un altro anno all'Empoli, poi dopo è andato. Io dico quando è andato, magari se l'avesse seguito in quel momento, perché penso che è quello, no? Il momento dell'interessamento. Sì, il momento era quello, dai, che ci poteva essere una situazione di questo genere. Poi c'è stato anche in seguito con Sarri, perché quando Sarri è andato in Inghilterra si è sviluppata una cosa dello stesso tipo, sì. Vabbè, allora io non dico Lazio, poi quando è tornato alla Juve, non ci faceva giocare mai, però vabbè, là pure per esempio non mi spiegavo, perché io infatti l'ho preso anche al Fantacalcio e dissi ok, qua Daniele, qua capito Daniele, giustamente titolarissimo con Sarri, figurati chi lo schiocco, un calcolo. Adesso io lo dico con grandissima simpatia e grandissimo affetto, perché Maurizio è stato uno dei primi che ha cercato di fiducia quando è venuto a Empoli. Ho grandissima stima della persona e dell'allenatore, però dicevo è giusto che tu abbia fatto questa considerazione, però è arrivata alla Juve, logica, era una cosa logica, pensare logica. Quando lui è arrivato alla Juve non è che l'hanno messo, cioè non è che ha avuto una facilità di introduzione, perché in quel momento c'era Bonucci, Chiellini, che ancora Chiellini dov'è? Bonucci con qualche anno in meno logicamente aveva più sprint, e Chiellini qualche infortunio ma con molti anni in meno era nel massimo che poi ha trasformato negli europei. In più c'era Rugani ed era stato appena comprato Demiral e De Ligt, pagato una marea di soldi, è andato allo spazio perché era il campione del futuro. Perciò non è che si è trovato in una situazione, cioè diciamo che non l'ha trovata semplice, la scelta era particolarmente difficile, lo capisco, poi da gennaio un po' c'è stato più spazio, però all'inizio capisco che aveva delle difficoltà oggettive. E allora Davide, intanto perché pensavo di essermi confuso come te, esatto, okay. Pensavo di aver fatto lo stesso lapsus tuo. Ti ringrazio intanto anche per quelle che sono le nostre insomma chiacchierate qui in diretta, con un tono che è comunque piacevole da sentire, e credo che sia grazie. Quello ideale, ecco, per parlare di calcio, perché poi parliamo molto. Sempre di sport, dai. Ti ringrazio molto, perché a me, io tengo molto quando sono i miei interventi di non fare il solito procuratore che parla bene dei propri giocatori, che quelle cose vendo di qua, compro di là. Parlare di calcio credo che anche per chi ci ascolta sia una cosa in più, se non sentiamo il soldo che ti dice il mio vale tanto, quello quanti soldi guadagni, quello quanto vale, solo soldi. Parliamo di calcio, che se voi siete lì e io sono qui perché siamo innamorati di uno sport, io da molti più anni di voi purtroppo, perché l'anagrafe è quella. Manco tantissimi, secondo me. Per me tantissimi, fidati. Secondo me manco tanti. Però diciamo così, a noi ci sta bene. Però fidati, vai a vedere sul coso, lo trovi su Google e vedrai che c'ho ragione. Non lo voglio dire in diretta per non umiliarmi. Addirittura no, Davide. Anzi, speriamo chiaramente di assistere innanzitutto ad un grandissimo Napoli Juventus e ovviamente di ritrovarti presto qui con noi. Ok, un abbraccio forte, grazie. Grazie Davide. Buona giornata, ragazzi. Grazie. Alla gente di Daniele Rugani, Davide Torchia.